Ciao a tutti ragazzi, sono Cerofisis e quest'oggi sto tornando a casa ancora dallo scorso episodio nel quale abbiamo cercato gli oggetti per fare un cavolo di libro che però ci tornerà molto utile per fare delle coltivazioni promettenti. Molto promettenti. Ok, direi per il momento di fare una piccola coltivazione lì. Di torce non ne ho, quindi cerco delle torce. Ok ragazzi, essendo che questo coso qui con le ceste è uno schifo, ho deciso di fare un bel po' di stick e fare una stanza sotterranea nel quale mettere altre ceste. Perché se no lì non ci capisco più nulla. Una cosa non tanto sotterranea, giusto lì per lì. Ossidiana, carbone. Perfetto, facciamo le torce anche. E andiamo lì sotto. Vediamo qui, 1, 2, 3. E per ora basta. Lo so, è uno schifo, davvero, è uno schifo. Però ho poco legno e mi serve per fare i crops. Poi vedremo che cosa sono i crops. Ok, non ho neanche una pala, sul serio. E non ho una pala, che vuoi che ti dica? Lag. Poi fuori dal video migliorerò io questa cosa. Visto che così è proprio uno schifo davvero tanto. C'è l'iron chest, è vero! No, no, dov'è che è? Ecco, posso fare accesso di ferro, è vero, non ci avevo pensato. Via, levati! Levati! Ok, lentamente. Saltiamo qui. Aspetta, ma perché ho messo le scale? Posso direttamente saltare? Eh sì, vabbè. Ferro. 1, 2, 3, 8. Magari è meglio chiudere la porta adesso, visto che è notte. Una. Sì, una soltanto, no, una soltanto no, eh. Ok. Facciamone almeno due, dai. Altre due. E ecco qua. Ne avevo centinaia di chest che avevo fatto per sbaglio in uno dei primi episodi. Adesso abbiamo queste qui che sono molto più compatte perché si possono mettere vicino, una vicino all'altra. E poi qua in fondo ci mettiamo questa da sola così. Gli stick li teniamo che ci servono. Questo via, questo via. Tutto il resto direi che ci può servire adesso. Ok, molto bene. Non abbiamo ancora un letto, quindi non potrò andare a dormire. Dobbiamo fare il libro, sì. Il libro si fa con la pelle adesso, però la pelle io l'avevo vista qui nelle ceste. Eccola. Perfetto. Adesso, con le canne da zucchero facciamo della carta. Facciamo il libro con il pollo, sì. Poi questo. Questo, la piuma. Ma che cavolo ce l'ha una piuma? Io forse sì. No, non ho una piuma. Ok, vedo dei polli nella mappa. Andiamo a picchiare un pollo. Eccolo qui. Oh, e ci ha dato anche il pollo già cotto. Anche la testa. Ma non ci ha dato la piuma. Ok, allora cerchiamo un altro. Guardate nella mappa. Nella mappa si vede un pollo qui. Ma non c'è. Probabilmente è sottoterra. Qui sotto. Ma a me non mi interessa. Cioè sono un bel po' più in là. Magari vado direttamente da quelli. Ok, questi qua mi hanno dato la piuma, per fortuna. Ragazzi, c'è l'inferno qui. C'è un lupo mannaro anche. Quindi devo chiudermi in casa subito. Prima che quello lì si accorga di me. Perché è immortale se non si ha una spada d'oro. Io l'avrei, però. Veramente c'ho tonnellate d'oro qui. Però lasciamo stare. Allora, si faceva uno. Due, eccolo qui finalmente. Poi crops attorno e dei semi qualsiasi. Van bene anche questi? No, perché sono della natura. Allora mettiamoci due di questi e uno. Non ne ho altri. Ok. La quest, tanto l'avrei già fatta, giusto? Sì. Ricompensa. Dov'è la ricompensa? Ecco. Uno. Lockbox.
Ragazzi, queste cose qui sono tipo delle chest che ti danno cose a caso. Questo mi ha dato un quarto del Nether. Questo mi ha dato una pozione di cura. E basta. Ok. Anche questo ci abbiamo da fare i crops e l'iron coso. Adesso vediamo cosa sono. Una spada che fa 5. È bella però, eh. È inutile ma è bella. Magari la metterò su qualche cosa. Boh. Ok, dobbiamo fare queste ultime cose. 20 di quelli. Come si fanno più così? Non mi ricordo. Ah sì, con 4 stick, ok. Non proprio così. Ok. Eccoli qua, 24. E l'iron. Che è? Iron. Non ricordo cosa sia. No, sì. Perché con le sbarre? Ma dai! Le sbarre sono le cose più inutili in Minecraft. Le fai? Ne hai 16. Una mi serve, una soltanto. E le altre dove caspita le butto adesso? Via, così. E adesso dobbiamo coltivare. Semplicemente prendiamo quest'altra reward. Con anche le patate carote. Oh no, quello no! Un arco. Qualcosa per spararli. Un arco in teoria ce l'avevo. Ah, sì, eccolo infatti. Ma non ho le frecce. No. E allora gli vado addosso con la spada. Allora, dov'è che è finito? Dovrebbe essere qui dietro. Ok, qua c'è questo che elimino rapidamente. Oh, anzi no, perché c'ha. Ok, è morto. Oh santo cielo, muori subito, subito, subito. Via, corri! Ehi, la mia montagna, collina, anzi, è stata completamente distrutta. Guardalo. Ciao, eh. Ecco, ti sta bene, brucia. Torretta, pensaci te. Aspetta, Torretta, pensaci te. Non ci pensa. Ok, ci pensa. Pensaci. Io intanto mi mangio questo. Guarda, lui fa sì con la testa. Torretta, pensaci. La Torretta non ci pensa più. Ok. Ok, non è che sia molto funzionante, eh. Comunque, abbiamo il nostro bel secchiello. Facciamo una cosa molto semplice per il momento. Per prima cosa, una fonte d'acqua infinita. Che si faceva così, no? Sì. E riempiamo tutto qui. Poi zappiamo. E adesso vi faccio vedere il meccanismo nuovo dell'Agricraft per coltivare. Non si possono piantare semplicemente. Si possono piantare i semi così, come non detto. Allora, ci servono i crops. Io voglio coltivare le carote. Infatti, c'ho soltanto quelle. Noi mettiamo due carote qui. Se avessi delle ossa, le faccio crescere più rapidamente. Oh, guarda, una testa mi ha dato. Tanto di ossa ne ho tonnellate. Sì, 20 ne ho. Facciamo un po' di questo. Buttiamo via la piuma e altre cose. Il resto lo vado a buttare giù dopo. Se noi facciamo crescere questi, ecco, e anche questi qui, e mettiamo questi al centro. No, aspetta, allora, è un po' complessa la faccenda, eh. Questi lasciamo così intanto. Noi analizziamo questi semi. Aspetta, serve prima il libro. Il libro va messo qui. Si analizzano i semi. Adesso vengono analizzati. Dice che la crescita è 1, gain 1, non so cosa sia, la forza 1. E questi qua sono basici, sono di livello 1 tutto. E questi li buttiamo via. Ma se ne mettiamo uno qui e l'altro qui, quelli che cresceranno, ne cresceranno qui al centro e saranno di forza doppia, qualcosa del genere. Quindi tutto ciò che ci resta da fare è aspettare. Oddio, scusa, 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 l'ho picchiato. Mamma mia, mi dispiace tantissimo. Non l'ho fatto apposta, giuro. Stavo togliendo le torce inutili. Ti siedi? Si è calmato? Sì, mamma mia! Caspita, pensavo non mi volesse più bene. Perché gli ho tirato un pugno mentre toglievo le torce. Andiamo a vedere se le carote danno i loro frutti o verdura. Sembra di sì, attenzione. No,
No, ecco, talvolta succede questo. Ovvero, appaiono i cosi, quelle erbacce lì. Vanno tolte con la forchetta. Questa. Ok, ragazzi, per oggi è tutto. Nel prossimo episodio vedremo le carote già cresciute, perché aspetterò io. Quindi per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.